che brutta roba arrivare dopo un 4-0 pesantissimo, però gli argomenti di discussione e di riflessione sono tanti, soprattutto nel nostro ambito territoriale, soprattutto perché oggettivamente parecchie polemicuzze stasera, in modo particolare stasera, ci sono da fare. Un dato è certo, per la prima volta la Spagna è la prima nazione a vincere due titoli europei di fila, vince 4-0 con stramerito, l'Italia ha finito la benzina e forse anche qualche cosa di più. Carolina, chi ci fa compagnia stasera? Sì, buonasera a tutti voi, ne parleremo con i nostri ospiti in studio, con Roberto Galbiati, buonasera. Buonasera a tutti. Raffaello Paloscia, buonasera. Eccomi qua, puoi immaginare in quali condizioni. Sì, è vero, molto deluso. Riccardo Pecchi, buonasera anche a te. Buonasera, ma dobbiamo... Tu dovresti essere deluso due volte, ma va bene, poi vedremo. E infine Riccardo Silvestri. Buonasera anche a te, Riccardo. Buonasera Carolina, buonasera. Carolina, a mi fa un piacere, dai subito soddisfazione a questo bravissimo, intelligentissimo che ha scritto questo messaggio. Vado subito. No, almeno si leva subito. Entriamo subito in polemica perché non so nulla, cosa è successo? No, perché stanno già cominciando l'intelligenza di questo signore. Già cominciando le polemiche su Prandelli, per esempio Giuseppe, grande Prandelli, grande Montolivo e grande Diamanti, Pagelle 10, proprio allora, bravi. Diamanti non ha giocato. Montolivo è stato il migliore in campo. Posso dire una cosa, ma proprio in apertura per chiarire poi quello che secondo me dovrà essere il tono che tutti in Italia dovremmo avere. Non possiamo dare addosso e sparare addosso a questa nazionale che è arrivata in finale e ha fatto un grande risultato. Dobbiamo analizzare i motivi della di questa sconfitta. Pesante sconfitta. Estraniamola dal contesto. Il secondo posto vale già tanto, questo non dobbiamo dimenticarci perché sennò non possiamo andare sull'altalena. Come non dobbiamo, che è la cosa più idiota che ci può essere in questo momento, andare a vedere ha vinto l'Italia-Juve, ha perso l'Italia-Juve, l'Italia-Inter, l'Italia-Milan, perché io per esempio stasera fossi un idiota, fra virgolette, potete dire, sono contento, tanto non c'era nemmeno un interista. Mi gira le scatole perché ha perso l'Italia. Invece in Italia ci si diverte. Juve Milan. Oggi ha giocato l'Italia e ha perso l'Italia. E da italiano mi gira le scatole. Però fatto una figuraccia, ma sono contento. Però dall'altro lato, siamo arrivati al primo di luglio. C'è delle nazionali che sono già al mare da tanto tempo. Come questi che dovrebbero vergognarsi della campagna acquisti che sta facendo la Fiorentina, questo signore che ha scritto. Ecco. Roberto, ti aspetto. Ti attendo. Aspetta e spera. Ti attendo. Vai Roberto, io sono sinceramente, troppo intavolato. Vai. Io vedo che c'è troppa critica contro questa squadra. Vediamo da. Questa sera, però. Sì. Però io credo, questa sera potrebbe aver sbattuto qualcosa anche Prandelli, però diciamo che il merito di Prandelli deve essere fatto arrivare fino lì, cioè, perché sinceramente io nessuno qui, credo che all'inizio del campionato d'Europa... Io per primo avevo prenotato le ferie dal 19 di luglio. Io che ti dicevo tu dicevi dal primo, tu dicevi che arriva insomma, fino a luglio. Ora sicuramente andranno i messaggi contro Prandelli e tutto, però io credo che... Del resto ragazzi, c'era gente che era dispiaciuta perché avevamo vinto il titolo del mondo perché l'allenatore era Lippi. Però se dobbiamo analizzare bene... Firenze è questa, caro Giorgio. Ma l'Italia in generale. Se dobbiamo analizzare bene la situazione, direi che l'Italia non ha vinto il titolo perché ha incontrato la squadra più forte al mondo, non in Europa. È arrivata sgonfia totale. Al mondo, contro una squadra che stava meglio fisicamente di noi... è sinceramente più forte di noi, c'è niente da fare. Io credo che se l'Italia oggi avesse vinto l'Europa avrebbe fatto un miracolo, un super miracolo. Perciò credo che dobbiamo essere contenti, analizzare un attimino le scelte dell'allenatore oggi, la prestazione. Io direi che la prestazione della squadra è stata abbastanza positiva fino al 2-0, nel senso finché non si è fatto male, non ci siamo trovati in 10 perché abbiamo avuto l'occasione con Di Natale di poter andare sul 2-1, poi volevo vedere come andava fino a qui. Cioè, probabilmente, poi dopo col senno del poi è sempre facile parlare, probabilmente anch'io avrei dato un'occhiata un pochino più attenta all'inizio della formazione che ha messo in campo, perché, poi arriviamo, perché vedendo Chiellini che mezzo e mezzo, insomma, vedendo magari anche il cambio di Thiago Motta, quell'occasione lì mai perdo, probabilmente avrei messo dentro qualcun altro. Insomma. Riccardo Pecchi. Ti brucia. Guarda, Roberto Polo sa, no? Da calciatori, poi quando sei in campo così, prendi una batosta del genere, è veramente dura analizzarla, perché tutta Italia, tutti noi aspettavamo una battaglia, un qualcosa, ma noi dobbiamo ringraziare questi giocatori, ma soprattutto perché ho visto che loro sono arrivati a questa partita
veramente, veramente in ginocchio. Fatti. Il primo quarto d'ora ti dà, cioè ti fa capire lo sviluppo poi di tutta la partita, che poi magari certi episodi la potevano indirizzare in un modo, ti potevano far rimanere in partita di più, però il primo quarto d'ora è stato emblematico perché loro arrivavano sempre prima sulla palla, ti davano la sensazione di poter entrare in porta, essere pericolosi in qualsiasi momento. E non